Buonasera, buonasera, benvenuti su Liberi TV. Io sono Gianni Colacione. Apriamo questa giornata, questa serata di trasmissioni con una trasmissione in collegamento con Alessandro Gerardi, una trasmissione che abbiamo registrato giovedì, la vedete ovviamente venerdì. Come dicevo, in collegamento con Alessandro Gerardi, lo ringraziamo. Alessandro Gerardi, avvocato radicale e membro del comitato referendario per il referendum giustizia giusta, chiamati giustizia giusta perché ovviamente la giustizia è l'oggetto principale di questo pacchetto referendario, è un tema storico per i radicali e se ne occupano da parecchio tempo. E, Alessandro Gerardi è appunto membro del comitato e anche appunto, come dicevo, avvocato e anche tesoriere della LID, della Lega Italiana per il Divorzio Breve. Allora, lo scopo di questa trasmissione, come abbiamo fatto già per l'altro pacchetto referendario radicale, è un pochino divulgare e far conoscere questi quesiti, di cosa parlano appunto nel merito, e con Alessandro Gerardi appunto affronteremo questa impresa. Sono sei quesiti. Io darei subito la parola ad Alessandro Gerardi per illustrarci e farci un po' conoscere quali sono appunto le proposte referendarie. A te Alessandro. Sì, si tratta, come dicevi tu, di sei proposte referendarie. Le prime quattro riguardano più direttamente i temi della riforma organica della giustizia, della riforma in particolare della magistratura, e gli ultimi due invece riguardano più nel particolare il tema del carcere e della pena. E io partirei da questi ultimi due, in particolare dal referendum sulla custodia cautelare e sull'ergastolo. Per quanto riguarda l'ergastolo, questo è un quesito referendario storico che i radicali già presentarono nel 1981, in quell'occasione raccolsero 700.000 firme, si raggiunse anche il quorum, poi però purtroppo in quell'occasione quasi l'80% dei cittadini si espresse, di coloro che si recarono alle urne, si espresse per il mantenimento dell'ergastolo, e poco più di 7 milioni di italiani, quindi il 22%, invece si espresse per l'abrogazione. È un quesito di civiltà. Diciamo che in un paese normale non ci sarebbe nemmeno bisogno di fare un referendum sull'ergastolo, perché l'ergastolo semplicemente dovrebbe essere una pena che nel nostro ordinamento non dovrebbe avere diritto di cittadinanza, perché la Costituzione chiaramente stabilisce che la pena deve avere una funzione rieducativa, e quindi il fine pena mai, il carcere a vita, è incompatibile con questi principi costituzionali. Teniamo anche presente che l'ergastolo da qualche lustro a questa parte è stato abolito nei maggiori, pressoché quasi, non dico tutti i paesi europei, ma comunque nei paesi a più grande tradizione democratica e liberale d'Europa il fine pena mai è stato abolito. Quindi in realtà non dovrebbe esserci bisogno di questo referendum, però noi purtroppo scontiamo in Italia questa anomalia, cioè questa pena che è in contrasto con il principio costituzionale, e quindi abbiamo ritenuto opportuno sottoporre nuovamente a giudizio degli elettori il tema dell'abrogazione dell'ergastolo. Ci tengo a dire che rispetto a questo quesito molti giuristi, molti avvocati, molti magistrati che sono d'accordo nel merito con l'abrogazione del fine pena mai, però nel metodo ritengono che questo sia un quesito referendario molto pericoloso, perché sottoporre al giudizio dei cittadini un tema così delicato potrebbe anche trasformarsi in un boomerang, nel senso che se, come accaduto nell'81, gli italiani dovessero esprimersi nuovamente per la conferma della pena dell'ergastolo, noi rischieremmo di dare quindi anche un imprimatur, una legittimazione popolare a questa pena che è contraria ai principi costituzionali. Però noi comunque abbiamo ritenuto importante farlo, promuovere questo quesito, per un semplice motivo: perché la politica in Italia da moltissimi anni è incapace di affrontare un tema di questa portata, di affrontarlo, di discuterlo, di metterlo all'ordine del giorno. Quindi, in assenza di alternative praticabili, altrettanto valide, abbiamo ritenuto comunque importante fare questa battaglia affinché si torni a parlare in Italia anche di ergastolo. L'altro quesito invece sul carcere sempre riguarda la custodia cautelare. Anche qui noi siamo un paese che su questo fronte sconta un'altra grande anomalia, perché più volte il Comitato per la Prevenzione della Tortura europeo, ma anche altri organismi europei, hanno, dati alla mano, riconosciuto che l'Italia ha il più alto tasso di detenuti in attesa di giudizio dell'intera Europa. Noi abbiamo circa il 36, in certi casi anche il 40% dei detenuti in attesa di giudizio. Stiamo parlando quindi di persone che scontano il carcere senza essere stati condannati in via definitiva. Questo a dimostrazione del fatto che
la custodia, il carcere preventivo in Italia si è trasformato da, invece di avere quella funzione appunto cautelare, si è trasformato, ha assunto sempre più una funzione anticipatoria di condanna, di pena, e questo ovviamente contrasta con i principi costituzionali, i quali prevedono la assoluta presunzione di non colpevolezza della persona indagata. Quindi noi qui abbiamo dei cittadini che invece, nonostante non siano stati condannati, scontano anche lunghi periodi di detenzione preventiva, cosiddetta cautelare, ma che poi di cautelare ha ben poco, abbiamo visto, è soltanto un'anticipazione di pena. Quindi questa anomalia va sanata. Teniamo anche conto che noi dovremmo vergognarci come paese, perché qualche anno fa, proprio per contrastare questo abuso, questo ricorso eccessivo da parte della magistratura alla custodia cautelare, al carcere preventivo, siamo addirittura arrivati al punto di scrivere nel codice di procedura penale che il carcere preventivo, la custodia cautelare, non può essere utilizzato per far confessare la persona indagata. Addirittura siamo dovuti arrivare al punto di scriverlo nel codice, di scrivere una cosa così elementare, così basilare, di scriverla addirittura nel codice. Questa dimostrazione del fatto che in realtà la custodia cautelare è utilizzata dalla magistratura in molti casi come indebita forma di pressione sulla persona indagata per farla confessare. Quindi con questo quesito referendario noi intendiamo restringere, limitare le ipotesi in cui si può ricorrere alla custodia cautelare, limitarla soltanto a quei delitti di elevatissimo allarme sociale, delitti molto, molto gravi, e in tutti gli altri casi la regola deve essere quella che fino a che non vi è una sentenza definitiva nessuno deve entrare in carcere, fino a che non c'è una sentenza definitiva di condanna. E poi abbiamo, come dicevo prima, gli altri quesiti referendari che riguardano più in generale la riforma organica della giustizia, la riforma della magistratura. Parto da quello, anche qui storicamente, che appartiene alle battaglie radicali, che è quello sulla i due quesiti sulla responsabilità civile dei magistrati. Sono due quesiti molto semplici. Il primo prevede l'abolizione del filtro. Mi spiego in due parole. Oggi un cittadino che intende fare causa a un magistrato per l'errore giudiziario deve preventivamente passare attraverso un giudizio di ammissibilità di un tribunale. Questo giudizio di ammissibilità nel 90% dei casi si chiude con una pronuncia di inammissibilità della domanda, quindi costituisce un tappo che non permette al cittadino di andare avanti nella causa. Noi quindi con questo quesito referendario diciamo semplicemente che, così come avviene per qualsiasi altra causa del risarcimento del danno, anche per questo tipo di procedimenti non ci deve essere nessun filtro, cioè la causa va fatta senza nessuna preventivo giudizio di ammissibilità. L'altro quesito sulla responsabilità civile dei magistrati invece riguarda l'abolizione, l'abrogazione di quella disposizione che prevede che il magistrato, oggi, che prevede che il magistrato non possa mai rispondere per l'errore inescusabile nella interpretazione delle norme di legge o nella valutazione dei fatti o delle prove. Quindi oggi di fatto il magistrato, nonostante ci sia stato su questo un referendum radicale nell'88 stravinto, nel senso che in quell'occasione l'80% degli italiani votò a favore di una seria effettiva responsabilità civile dei magistrati, poi è stata approvata questa legge, la cosiddetta legge Vassalli, che ha introdotto questa disposizione in base alla quale comunque il magistrato, anche se sbaglia nell'applicazione della legge o nella valutazione dei fatti e delle prove, non risponde mai del suo errore. Ecco, noi intendiamo abolire anche questa disposizione. In realtà i due quesiti sulla responsabilità civile dei magistrati hanno una funzione ben precisa e semplice, è quella di ridare un minimo di effettività alla tutela del cittadino in presenza di un errore giudiziario. Il magistrato, come qualsiasi altro pubblico funzionario, come qualsiasi altro pubblico impiegato, è chiamato anche a rispondere nel caso appunto di errore inescusabile nell'applicazione della legge. E quindi sono due quesiti molto importanti con i quali noi intendiamo abrogare quella parte della legge Vassalli che più di ogni altra ha costituito il principale ostacolo nelle richieste di risarcimento danni nei confronti dei magistrati. E poi abbiamo gli altri due quesiti, uno sui magistrati fuori ruolo e l'altro sulla separazione delle carriere. Devo dire che il quesito sui magistrati fuori ruolo, diciamo che è quello nuovo, più originale, nel senso che i radicali lo hanno presentato in questa circostanza per la prima volta, lo abbiamo depositato per la prima volta, anche su indicazione e su sollecitazione dell'Unione Camere Penali Italiane, che su questo ci hanno dato anche un grande aiuto nella stesura proprio tecnica del quesito.
E anche questo è un quesito che potrebbe apparire in realtà di difficile comprensione, ma è molto semplice. Basti pensare che oggi in Italia ci sono circa 250 magistrati che sono collocati fuori ruolo. Sto parlando di magistrati che invece di esercitare la funzione tipica per la quale hanno vinto un concorso, cioè quella appunto di fare giustizia, in realtà fanno tutt'altro, fanno altri tipi di lavori, vengono collocati presso in qualità di capi di gabinetto negli uffici ministeriali, vengono collocati in qualità di capi degli uffici legislativi dei ministeri, vengono collocati negli organi dell'alta amministrazione. Quindi già è abbastanza curioso che in un periodo come il nostro, dove tutti lamentano il fatto che l'organico della magistratura sia assolutamente deficitario, ci sono 250 magistrati che svolgono un altro tipo di lavoro e che potrebbero invece essere riassunti, ripresi a lavorare nella magistratura, e quindi darebbero un contributo fondamentale nello smaltimento dell'arretrato pendente sia nel settore civile che nel settore penale. Ma il problema dei magistrati fuori ruolo non è soltanto un problema di mancanza di risorse, cioè non è soltanto un problema di forza e di risorse che viene sottratta alla magistratura, che vengono sottratte alla magistratura, è anche un problema più delicato. Noi come radicali lo sosteniamo da anni, e su questo i nostri parlamentari nella scorsa legislatura hanno fatto numerose battaglie insieme anche al deputato del PD Roberto Giachetti. Sosteniamo che la collocazione fuori ruolo dei magistrati in questi punti ai vertici dei vari ministeri e soprattutto del Ministero della Giustizia altera gli equilibri istituzionali, perché quando troviamo il 20% dei posti apicali nel Ministero della Giustizia che sono ricoperti da magistrati, e questo ovviamente comporta delle improprie commistioni tra l'ordine giudiziario e il potere esecutivo. Faccio soltanto un esempio: la legge Vassalli, che citavo prima sulla responsabilità civile dei magistrati, è stata scritta in realtà, sì, firmata dal ministro Vassalli, ma in realtà è stata scritta da chi? Da consiglieri del ministro, che erano tutti magistrati e ovviamente avevano tutto l'interesse a fare una legge che limitasse la responsabilità civile dei magistrati, quindi c'è anche un conflitto di interessi. Quindi noi riteniamo che per una corretta amministrazione anche di questo tipo nel governo delle cose quotidiane non ci debba essere questa alta percentuale di magistrati collocati in questi ruoli apicali ai vertici di questi ministeri, e quindi riteniamo che il fenomeno dei magistrati fuori ruolo deve essere completamente riassorbito, deve essere completamente superato, perché non è più ammissibile in uno Stato liberale, in uno Stato democratico. L'ultimo referendum sulla giustizia, anche questo molto importante, è quello sulla separazione delle carriere. Anche questo è un referendum storico dei radicali, perché già è stato presentato questo quesito nel 2000, in quella circostanza non si raggiunse il quorum, però comunque l'80% di coloro che si recò a votare, di coloro che esercitarono il diritto di voto, votò per la separazione delle carriere. Quindi stiamo parlando di un numero elevatissimo di cittadini, e anche oggi i sondaggi ci dicono che la stragrande maggioranza dei cittadini è a favore della separazione delle carriere. In sostanza, che significa separazione delle carriere? Significa semplicemente che i pubblici ministeri e i giudici non debbono più appartenere alla stessa corporazione, non debbono più appartenere alle stesse associazioni, alle stesse correnti associative della magistratura, non deve esserci più questo continuo scambio di ruoli tra pubblici ministeri e giudici, perché in questo modo non si garantisce la terzietà del giudice. La Costituzione prevede che un processo, per essere equo, si deve svolgere nel contraddittorio delle parti, nella parità tra accusa e difesa, di fronte ad un giudice terzo e imparziale. Va da sé che se i pubblici ministeri appartengono alla stessa corporazione dei giudici, ovviamente questo non garantisce la terzietà e l'imparzialità del giudice, che ovviamente appartiene, come dicevo, alle stesse correnti associative di colui che svolge la funzione dell'accusa nel processo. Quindi la separazione delle carriere è un quesito molto importante, perché dà l'idea di quello che è il processo, di che cosa dovrebbe essere il processo in uno Stato democratico e liberale. C'è un processo laico dove c'è un contraddittorio tra due parti, accusa e difesa, ma che nella parità delle parti si svolge di fronte ad un organo terzo, quindi una concezione laica della giustizia. Teniamo presente due cose che purtroppo i cittadini non sanno, perché l'informazione su questo ovviamente anche su questo è carente. Primo, la unicità delle carriere, cioè il sistema attuale in Italia, è stato introdotto in epoca fascista, da un ordinamento autoritario. Il ministro Grandi di allora lo disse chiaramente, quindi non a caso l'unicità delle carriere esiste soltanto in Italia, perché è introdotta in epoca fascista, mentre in tutti gli altri paesi europei, democratici e liberali, non esiste l'unicità delle carriere, dal momento che pubblici ministeri e giudici appartengono a corporazioni diverse, a ordinamenti diversi.
Secondo, non è vero, come dice la magistratura, che se si separano le carriere il pubblico ministero verrà limitato, verrà il suo ruolo verrà depotenziato. Su questo basti citare le parole che disse, inequivocabili, che disse Giovanni Falcone moltissimi anni fa, e non a caso non ci dà mai nessuno. Giovanni Falcone disse che un processo, per essere veramente tale, per essere veramente equo e per funzionare, presuppone la netta separazione, rigida separazione tra PM e giudice, perché la separazione delle carriere esalta il ruolo e la funzione del giudice e nello stesso tempo esalta anche la funzione della pubblica accusa. Quindi sarebbe veramente una riforma che da questo punto di vista farebbe ripartire il processo in Italia e lo farebbe funzionare nel rispetto di quei principi costituzionali che fino ad oggi non sono stati rispettati. Sì, poi anche proprio riguardo a questo quesito, io ho reminiscenze, ma insomma il codice di procedura penale, che appunto ha visto Vassalli come estensore in qualche modo, o meglio ispiratore, era, diciamo, all'epoca vissuto un pochino come una riforma il rito da inquisitorio ad accusatorio. Poi è stato stravolto, però insomma mi sembra un pochino che questo quesito poi vada proprio a completamento di questo cambio di prospettiva, cioè una certa equità anche dalle parti processuali, perché effettivamente attualmente insomma c'è questa doppia veste che è ricoperta dallo stesso ordine, insomma sempre magistratura, sia per quanto riguarda il giudizio che l'accusa, che è insomma un po' ambigua. Ah, guarda, hai detto una cosa giustissima, questo è un referendum che dà la separazione delle carriere, dà completa attuazione a quel codice di procedura penale dell'88 che è stato introdotto con Vassalli, anche perché è dà attuazione anche all'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, che è stato poi introdotto, riformato quell'articolo nel 2001. Teniamo presente che infatti con il nuovo codice di procedura penale sono stati conferiti al pubblico ministero dei poteri investigativi amplissimi che prima non aveva. Oggi il pubblico ministero decide se e quando iniziare un'azione penale, decide quali mezzi di indagine utilizzare nell'esercizio delle sue funzioni, ed è sempre il pubblico ministero a decidere se e in che misura dare risalto mediatico a questa indagine. Quindi il pubblico ministero ha dei poteri, esercita dei poteri discrezionali amplissimi, e quindi occorre, c'è l'esigenza e il bisogno di controbilanciare, in uno Stato appunto democratico e liberale, controbilanciare questi poteri, cioè di non rendere il pubblico ministero irresponsabile come oggi. Oggi il pubblico ministero è a capo della polizia giudiziaria, può fare il bello e il cattivo tempo e nessuno però gli può, non c'è nessun contrappeso che possa bilanciare questo suo enorme potere. Quindi sarebbe, come forma di pesi e di contrappesi, sarebbe opportuno che il pubblico ministero svolgesse sì questi suoi amplissimi poteri e queste sue amplissime investigazioni, ma poi all'esito di queste investigazioni sottoponesse la sua tesi accusatoria ad un giudice che non appartiene alla sua corporazione, quindi ad un organo terzo e indipendente, e quindi che non appartiene a queste associazioni culturali, correnti della magistratura, che sono proprie tipiche del PM. Sì, ovviamente siamo passati alla fase, diciamo, un pochino di commento dopo la tua dotta, diciamo, spiegazione dei singoli quesiti. E stavo pensando per esempio che il referendum contro l'abuso appunto della custodia cautelare non si può non notare che è correlato a tutta la questione dell'emergenza anche carceraria, e quindi la battaglia anche per l'amnistia, perché sappiamo benissimo che, se non sbaglio, il 40% delle persone che stanno in carcere in attesa di giudizio, quindi insomma senza che ancora un giudice si sia pronunciato nel merito. Questa sì, questa è una grande anomalia che sconta il nostro paese, ripeto, nel contesto europeo. È inconcepibile che il codice di procedura penale, e lo prevede la stessa Costituzione, che il carcere prima di una sentenza definitiva di condanna deve essere l'extrema ratio, cioè proprio si deve ricorrere al carcere quando ogni altra misura non è possibile ricorrere con la stessa efficacia ad ogni altra misura. Ecco, non si capisce perché di fronte a queste chiare disposizioni del testo normativo invece i magistrati ricorrono al carcere, per un motivo molto semplice: perché oggi il processo in Italia dura tantissimi anni, dura molto tempo, troppo, tra primo grado, appello e Cassazione può durare anche 10-12 anni, e quindi i magistrati di fronte a questi reati preferiscono far scontare subito un po' di pena alla persona anche sindacata, perché tanto sanno benissimo che poi magari con le prescrizioni, oppure perché comunque non si giungerà ad una sentenza di condanna, oppure
perché questa sentenza giungerà molto al di là nel tempo, quindi preferiscono farlo scontare subito questo carcere, ma questa non è la funzione tipica della custodia cautelare. Come dicevo prima, così si trasforma questo istituto, che di per sé è validissimo, però lo si trasforma come forma di anticipazione di pena, che in quanto tale è incompatibile con la Costituzione. E teniamo presente che questo è un quesito importante, perché tutti nel Parlamento, mi ricordo nella scorsa legislatura, si alzavano in Parlamento per lamentare l'abuso, questo ricorso eccessivo alla custodia cautelare, quando vennero poi arrestati, si discusse sull'autorizzazione a procedere all'arresto per Cosentino, per Papa, tutti si lamentavano, sì, in effetti è vero, è inconcepibile che una persona prima di una sentenza, però questo succede tutti i giorni per tossicodipendenti, extracomunitari, eccetera, nessuno fiata, nessuno dice nulla, e il Parlamento, nonostante più volte sia stato sollecitato su questo, non è mai intervenuto, non è mai stato capace di fare una riforma seria da questo punto di vista, anzi tutte le riforme che ha fatto in passato si sono poi rivelate all'acqua di rose e non hanno risolto il problema. Quindi noi riteniamo che dare su questo la parola ai cittadini, sapendo benissimo che questi sono temi come l'ergastolo molto rischiosi perché impopolari, perché quando si parla di sicurezza i cittadini sono facilmente poi impressionabili anche dai mezzi di informazione, da quello che ci bombarda poi i telegiornali tutte le sere, quindi questo sarà anche un problema, quello della corretta informazione, però nonostante questi rischi riteniamo come radicali che sia importante ridare ai cittadini la parola su questi temi, e soprattutto ecco perché è importante raccogliere le firme, perché generalmente questi temi verranno posti al centro dell'agenda politica, perché in Italia tutto il dibattito sulla giustizia di questi ultimi 20 anni è stato fatto secondo una logica perversa, per cui tutte le discussioni sulla giustizia venivano fatte in relazione alle vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi, lo faceva l'opposizione. Sì, infatti anche di questo qua volevo parlare con te, perché insomma ci sono delle considerazioni che volenti o nolenti si fanno, che quindi in qualche modo bisogna anche commentare. È un po' di anni che parlare di giustizia in Italia, di riforma della giustizia, necessariamente da parte della maggior parte delle forze politiche viene subito in mente, viene la necessità di citare Berlusconi e tutte le sue vicende processuali. Ecco, su questi referendum pare di aver intercettato anche un pochino l'appoggio del PDL. Ecco, quindi passiamo adesso proprio alla questione fattiva della realizzazione per il referendum, sì, e quindi delle firme. In che cosa si sostanzia, chi è che in qualche modo si è esposto, ha promesso, insomma, o perlomeno ha fatto riferimento a una possibile collaborazione per quanto riguarda il PDL? Sì, allora, diciamo che ovviamente raccogliere 500.000 firme in 3 mesi è un obiettivo, veramente un'impresa pazzesca, se noi consideriamo quali sono al momento le forze, le risorse economiche, umane, insomma, del movimento radicale. Sappiamo benissimo che da soli insomma, è quasi impossibile raggiungere questo obiettivo. Quindi sarà importante avere il sostegno e l'appoggio di altre formazioni politiche, e in particolare sul referendum sulla giustizia, sia in occasione della manifestazione del 16 giugno a Napoli sia in altre circostanze, esponenti di primo piano del PDL si sono espressi a favore di questi referendum. Faccio soltanto riferimento a un fatto: nel comitato promotore di questi referendum sulla giustizia giusta c'è anche Sandro Bondi, che è il coordinatore nazionale del PDL, il quale ha firmato, addirittura ha detto di voler firmare anche il referendum sull'ergastolo, per l'abolizione dell'ergastolo. Mentre tutti gli altri esponenti delle PDL si sono espressi a favore dei referendum sulla giustizia, tranne quello sull'ergastolo, sull'abolizione dell'ergastolo, e mi riferisco in particolare a Renato Brunetta, capogruppo delle PDL alla Camera, mi riferisco in particolare a Stefania Prestigiacomo, a Mara Carfagna, mi riferisco ovviamente a Nitto Palma, che è coordinatore regionale del PDL in Campania e soprattutto è presidente della Commissione Giustizia del Senato. Quindi Nitto Palma è venuto alla manifestazione del 16 giugno di lancio della campagna referendaria e devo dire che ha fatto una dichiarazione molto molto impegnativa, che non a caso poi non è stata ripresa dai mezzi di informazione. Cioè Nitto Palma ha detto in quella circostanza: io sono qui e non parlo a titolo personale, porto il sostegno e l'appoggio del PDL a partire dal presidente Silvio Berlusconi e dal segretario Angelino Alfano. Ora, al momento ci fermiamo alle parole, nel senso che poi bisogna vedere se questi pronunciamenti, se queste prese di posizione si
sostanzieranno in comportamenti conseguenti, se ci daranno una mano concreta nella raccolta delle firme. Loro hanno detto che questo sostegno ci sarà. Adesso ovviamente questa è ancora una fase iniziale, ci stiamo organizzando con l'invio dei moduli in tutti i comuni italiani, vedremo, abbiamo già preso contatti in Campania, in Calabria, in Puglia con esponenti locali, sindaci, assessori del PDL, abbiamo avuto riscontri positivi e quindi insomma i presupposti ci sono, bisogna soltanto vedere poi fino a che punto terrà il punto il PDL, scusate il gioco di parole, nel senso che io non vorrei, come è avvenuto in passato, anche perché poi c'è bisogno di essere conseguenti tra quello che si dice e quello che si fa, perché nel 2000 Berlusconi disse di appoggiare i referendum radicali, poi al momento del voto disse beh andate al mare, ci penserò io poi quando sarò in Parlamento a fare queste riforme, poi abbiamo visto che quando andò lui in Parlamento su questi temi si sono risolti con nulla di fatto, non ha fatto praticamente quelle riforme che aveva promesso, i referendum non raggiunsero il quorum e quindi siamo ancora qui dopo 20 anni a parlare di questi temi. Noi scontiamo questo ritardo e devo dire che la responsabilità principale è proprio del PDL, che in ogni campagna elettorale sbandiera il tema della riforma della giustizia, della riforma della magistratura, dice che ci sono questi equilibri ormai saltati tra ordine giudiziario e potere esecutivo e ci sono questi referendum, dicono che sono d'accordo su questi temi, al governo non hanno mai fatto riforme conseguenti da questo punto di vista, adesso vedremo se questa è la volta buona e se finalmente, a prescindere da quelle che saranno le vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi, si giungerà poi ad un risultato concreto. E senti Alessandro, proprio per quanto riguarda proprio la realizzazione di questi nel merito, insomma, visto che abbiamo, che tu prima hai accennato al fatto che alcuni quesiti erano stati già oggetto di consultazione referendaria, alcune tematiche, e che una sconfitta in qualche modo da parte nel momento appunto della votazione del referendum poi può rafforzare il fronte opposto, perché dice insomma si sono o non hai raggiunto il quorum, oppure ecco, proprio in visione di questo volevo chiederti una cosa, ci sono state in Casa Radicale diciamo anche delle polemiche per quanto per il fatto che sono via una compresenza di due pacchetti referendari con due comitati referendari, sì, e così via. Allora io ti volevo chiedere se, essendo che questi due tematiche referendarie sono diverse tra loro e premesso che il referendum è un espediente trasversale per eccellenza, è inutile, va premesso, però insomma, allora, però essendo che intercettano due aree politiche diverse, opposte, in qualche modo anche incompatibili tra loro, anche se le troviamo al governo in Italia, cade di tutto, non ti sembra che proporle in contemporanea depotenzi un po' sia l'una che l'altra? Al fine della raccolta firme, al fine anche della pronuncia, sì, dell'elettorato? Sì, è un'obiezione che ho sentito da molti, questo, però sinceramente io non penso che sia così, perché a parte noi in passato come radicali, io mi ricordo, abbiamo sempre presentato il famoso pacchetto dei 20 referendum sull'economia e sui diritti civili, lo abbiamo sempre fatto in passato, perché ci siamo sempre rivolti prima di tutto ai cittadini, perché tutti i sondaggi ci dicono che ad esempio sul divorzio breve l'80% del popolo del centrodestra è a favore del divorzio breve, quindi così come sulla riforma della magistratura, così come sulla custodia cautelare, oppure si pensa anche al quesito relativo al finanziamento pubblico, all'8 per mille. Io non penso che ci sia questa, ripeto, tra gli elettori, tra gli aventi diritto al voto, questa netta tra un pacchetto referendario e l'altro, questa netta divisione, c'è molta trasversalità come ricordavi anche tu. Certo, mi rendo conto che dal punto di vista poi dei partiti, dei movimenti che saranno chiamati a darci un aiuto concreto nella raccolta dell'informazione. Dell'informazione, certo. Sull'informazione io guarda, non penso che un pacchetto o l'altro le cose cambino più di tanto. E se presentare un solo pacchetto, averne presentati due, dal punto di vista poi dell'informazione abbia queste ricadute così incredibili, insomma, penso che cambia poco da questo punto di vista. No, certo c'è il problema delle forze che sostengono i quesiti referendari, ovviamente non nascondiamocelo, sul referendum sulla giustizia giusta sono temi rispetto ai quali è più sensibile il centrodestra rispetto al centrosinistra, però
questo è anche, dobbiamo anche riconoscere che moltissimi esponenti delle PD si sono espressi in passato a favore dei quesiti sulla giustizia giusta. In Cassazione a depositarli c'era anche il vicepresidente della Camera, Roberto Giachetti. Quindi io penso che invece più che una forma di debolezza, questa sia una ricchezza, nel senso che avere due quesiti, potersi rivolgere un po' a tutto lo spettro delle forze politiche o alle principali forze politiche di centrodestra o di centrosinistra, dicendo loro: abbiamo una riforma sul tavolo, volete appoggiarne 2, 10, 8, 7, scegliete voi, insomma dateci una mano. Questo può essere sicuramente una ricchezza. Invece appiattirci con un unico pacchetto su una parte politica che poi fino a quel momento i contatti, se non sbaglio, che i radicali avevano più fruttuosi sono stati i contatti con la parte più estrema forse della sinistra, con SEL, con la CGIL, lo stesso PD mi è sembrato un po' freddo sui quesiti. Sui primi sei quesiti sui diritti civili, chiamiamoli così, che poi sono anche quesiti sulla giustizia. Quindi anche lì bisogna vedere poi che tipo di interlocuzione si riuscirà a, perché io fino adesso, ripeto, il PD mi è sembrato un po' timido su tutti quanti, un po' freddo su tutti quanti i quesiti referendari, sui 12 quesiti referendari. Quindi ripeto, secondo me poi bisognerà ovviamente fare una campagna intelligente da questo punto di vista, però secondo me potrà essere una forma di un punto di forza, una forma di ricchezza, insomma, non certo un punto di debolezza. Poi certo bisogna vedere se soprattutto i radicali come ce la giocheremo noi a partire dal nostro interno questa occasione, questi 12 quesiti referendari, come li sfrutteremo, come porteremo avanti la campagna nella raccolta firme. Ok Alessandro, ottimo, chiaro e conciso. Senti, siamo in chiusura, diamo qualche indirizzo, qualche diciamo contatto dove poterci informare, dove il pubblico di Libri TV si può informare su questo e anche per quanto riguarda poi appunto l'organizzazione, e ne esortiamo tutti quanti coloro che ci ascoltano a dare una mano per quanto riguarda tavoli, raccolta firme, dove ci si può informare. Sì, ovviamente su radicale.it, per quanto riguarda il referendum sulla giustizia giusta, ma un po' su tutti quanti i quesiti referendari, le informazioni potete trovarle sul sito referendumgiustiziagiusta.it e poi ovviamente c'è anche il sito cambiamonoi.it dove si possono trovare anche l'elenco dei tavoli, punti di raccolta firme. Ovviamente mi raccomando, potete anche ci sono anche tutti i riferimenti in mail per scriverci, darci la vostra disponibilità, il vostro sostegno e perché no anche il vostro, nel piccolo, il vostro finanziamento, perché questa sarà una campagna di raccolta firme totalmente autofinanziata. Speriamo insomma che quindi sarà importante anche raccogliere i contributi di chi può, dei cittadini che magari non possono fare tavoli perché lavorano per altri motivi, e però dandoci un contributo economico ci consentiranno di aprire un tavolo in più, di contattare un cancelliere in più, di contattare un autenticatore in più e quindi di prendere quel numero di firme superiore rispetto alle possibilità attuali che abbiamo. Ok Alessandro, grazie di questa tua partecipazione. Ovviamente noi facciamo fede al fatto che appena questo video sarà disponibile in rete, avendo appunto uno scopo divulgativo, ci aiuterai a farlo girare e in qualche modo a veicolare l'informazione per questi 3 mesi importanti di raccolta firme. Grazie ancora Alessandro, grazie per essere venuto su Libri TV. A presto, grazie ancora, restituisco la linea alla regia. Ciao Gianni.